i complimenti a chi ha voluto e ha organizzato questo convegno, che è stato veramente interessante. C'è stata un'evoluzione nella materia veramente grande, dal primo convegno che facemmo ad oggi è tutta un'altra cosa. Qui finalmente si parla di tecnologia all'avanguardia, si parla di professionisti che sono in grado di affrontare, non dico tutte, ma quasi tutte le difficoltà che si incontrano nell'esercizio della professione. Però vorrei sollevare un piccolo punto: non è una critica per nessuno, sia ben chiaro, anzi è un complimento che faccio a tutti, già l'ho fatto e lo ribadisco. Voglio soltanto dire che mi è sembrato, questa è una mia impressione, che ci sia un po' di confusione nella terminologia, ossia con il termine sinkhole mi sembra che stiamo andando un po' alla grande, ossia tutto è diventato sinkhole. Io ricordo che il termine sinkhole lo introdusse Funicello nel 1996, perlomeno nel Lazio, quando fece una perizia per un magistrato per quanto riguardava una situazione nella piana di San Vittorino, e introdusse questo termine sinkhole, che prima si scriveva staccato, adesso si scrive tutto attaccato. Cioè, c'è stata un'evoluzione in 20 anni, veramente una grande evoluzione. Però questa evoluzione a me mi sta e mi ha portato un po' di confusione. Non capisco più quali sono le... Ci sono ancora le doline? Ci sono, non lo so. A me, tutto sinkhole, è diventato tutto sinkhole. A questo punto io non so, a me non sembra che la buchetta che si forma, non so, alla piana di San Vittorino sia la stessa cosa dell'abisso Consolini, che è un fuso a tre cose che arriva a oltre 200-250 metri di profondità. Ossia, ci sono delle cose che non mi quadrano tanto. Inoltre, ecco, a questo punto, continuando a parlare di sinkhole, ho sentito dire sinkhole naturali, ma scusate, i sinkhole sono tutti naturali, quelli che sono prodotti dall'uomo, come abbiamo visto adesso pure nella questione della cava, ma quelli sono sinkhole, quelli sono buchi che vuole l'uomo e che ha fatto l'uomo, che c'entra con sinkhole, che è un termine scientifico. Quindi l'unico che non ha parlato di sinkhole ma ha parlato di voragini è stato Chiocchini, un professore universitario, e lui si è guardato bene di dire che gli sprofondamenti che si formano nelle cave sono sinkhole. Lui ha parlato di voragini prodotte dall'uomo. Il sinkhole è un'altra cosa. Quindi io ho introdotto questo discorso perché vorrei che coloro che si interessano di queste cose, CNR, l'ISPRA, l'università, facessero una sorta di, diciamo... Ti rispondo. Ecco. Allora. Per dire, non so se già... Al convegno, sì. Questo dietro. Ai convegni precedenti vi è stato proprio un intervento sul problema della terminologia. Il termine sinkhole è stato introdotto nel 1968 da Fairbridge, è un termine anglosassone, e loro utilizzavano questo termine per descrivere qualunque tipo di sprofondamento. In particolare si riferivano a sprofondamenti carsici, cioè era sinonimo di dolina, però a differenza della dolina il termine sinkhole includeva il fatto della catastrofe, cioè era una dolina sostanzialmente di crollo. Per loro dolina di crollo o sinkhole era la stessa cosa. Poi nei paesi anglosassoni viene utilizzato questo termine per descrivere qualunque tipo di sprofondamento, sia naturale che antropogenico. Per loro una voragine, appunto, che si forma in città è un sinkhole. Per noi è ben diverso, perché il termine fu introdotto, è vero, da Funicello, però nel 1993, 3 anni prima di quanto tu ricordi, per studiare la piana di San Vittorino. Io mi ricordo che erano quegli anni che anche noi stavamo studiando per il foglio pescorocchiano nell'area e affrontammo il problema dei sinkhole. E ovviamente fu introdotto in Italia perché? Perché lì c'erano quei fenomeni che erano i piping sinkhole, che noi non sapevamo cosa fossero, e allora l'abbiamo chiamati sinkhole perché ci faceva piacere, era straniero e non era una dolina, era una cosa un po' diversa, e l'abbiamo chiamati sinkhole. Nel convegno precedente si era ben fatto presente che è vero che ormai ci dobbiamo attenere a quella che è la letteratura straniera, quindi
per gli stranieri e sinkhole anche noi dobbiamo adeguarci in qualche modo, però per noi è più giusto associare al termine sinkhole un attributo che specifica esattamente qual è il tipo di sinkhole di cui stiamo parlando, se è un cover collapse, se è un piping sinkhole o se è uno sprofondamento antropogenico, cioè quello che per noi è una voragine in città dovrebbe essere un anthropogenic sinkhole, dicono gli inglesi, no? Quindi noi per attenerci alla letteratura anglosassone li chiamiamo così, però in realtà, come tu ben dici, i sinkhole propriamente detti, quelli che furono introdotti da Funicello, erano i deep piping sinkhole, cioè quelli della piana di San Vittorino. Allora, questa la proposta che era stata fatta dall'ISPRA e che comunque è stata anche pubblicata è: quando si parla di un sinkhole aggiungiamo l'attributo, se no si fa una grossa confusione, non si capisce più niente, o altrimenti se vogliamo parlare di sprofondamenti antropogenici utilizziamo il termine sprofondamento invece che sinkhole, che va benissimo anche in italiano. Però cioè, comunque rimane questo problema, problema di terminologia e problema di classificazione. Noi abbiamo fatto questa proposta, che ovviamente può essere accolta o non accolta, poi mi pare di capire che insomma ogni ricercatore utilizza o no un attributo accanto al termine, però diciamo il problema permane ed è questo qui. Si potrebbe anche aprire un ulteriore tavolo di confronto su questo, ma... Io pensavo, non si potrebbe fare una sorta di, non so, sinkhole e mettere quali sono le caratteristiche del sinkhole? Sì. E poi dolina, quali dovrebbero essere le caratteristiche della dolina profondamente? Allora, il termine dolina per noi rimane. Quello che diventa sinonimo di sinkhole è una dolina che non è di soluzione normale, cioè non avviene, un sinkhole non può avvenire lentamente nel tempo, non è un avvallamento. Il sinkhole, come dice la parola, è un buco sprofondato, cioè un evento improvviso, catastrofico, che può essere o carsico, quindi una dolina di crollo, può essere di piping, può essere di altra natura, però deve contenere nel suo DNA, diciamo, l'evento improvviso, il fatto improvviso. Comunque noi abbiamo aperto un tavolo insieme ad altri ricercatori di riformulare una classificazione dei sinkhole. Il termine rimane, ma aggiungiamo un attributo che ne definisca esattamente qual è la genesi, perché è importantissimo per noi che lavoriamo, perché sinkhole se no è tutto. Grazie. Un'altra domanda? Sì. È prevista la pubblicazione degli atti di questo? Sì, adesso passo alle comunicazioni di servizio. Allora inizio subito. Innanzitutto dentro la cartella, per chi è ancora in sala, è rimasta la scheda di gradimento dell'evento. Ovviamente noi ci scusiamo se questo evento non è al pari degli altri, nel senso che per motivi economici è in crisi anche l'ISPRA, non abbiamo avuto molti fondi per poter fornire molta documentazione, il catering e quello che era stato previsto al precedente convegno, però sperando che per il prossimo evento la crisi sarà finita, magari le condizioni anche nostre saranno migliori. Le colleghe, insomma, le signorine che accolgono insomma al desk, ci tenevano appunto che venisse fatta questa scheda di gradimento che andrà al direttore. Sono previsti gli atti del convegno, la pubblicazione degli atti, e poiché il convegno proprio per motivi economici ha avuto durata di una sola giornata, non abbiamo potuto accogliere tutte le richieste di intervento orale che ci sono pervenute e che sono state davvero molte. Quindi abbiamo promesso a chi ha fatto richiesta e comunque ha partecipato al convegno di poter presentare anche altri contributi che non sono stati oggetto di presentazione orale o poster. Quindi chiunque di voi sia professionista che ricercatore vuole presentare un lavoro riguardanti i sinkhole, le cavità sotterranee, i fenomeni antropogenici, può farlo e noi diciamo cercheremo di trovare i fondi per pubblicare gli atti. Ci sarà un bel po' di margine di tempo per poterli presentare, quindi diciamo è il nostro auspicio, insomma, che tutti i partecipanti possano presentare un contributo.
Ovviamente, poi passo la parola ai colleghi dell'Ordine dei Geologi del Lazio e del Consiglio Nazionale che ci ha dato supporto e quindi per noi è stata una buona sinergia tra ricercatori e professionisti, un'ottima collaborazione, quindi vengono accolti i contributi non solo di ricercatori ma di tutti i professionisti che hanno svolto relazioni tecniche sull'argomento, per noi sarebbe molto utile. Ovviamente chiediamo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di voler collaborare con noi per ampliare la banca dati dei fenomeni di sinkhole, appunto sia i fenomeni, i sinkhole propriamente detti, come diceva il dottor Nolasco, che i sinkhole antropogenici, quindi aspettiamo i vostri contributi. E vi ringraziamo della partecipazione e passo la parola ai colleghi degli ordini. Adesso mi trovo qui in questa veste, stamattina ero come regione, il 1° luglio sono diventato consigliere nazionale, però il vestito è lo stesso. Allora, stamattina il nostro vicepresidente Doriano ha lanciato già una proposta di collaborazione con ISPRA e in tempi rapidi, cioè quella di creare queste linee guida proprio per le indagini, e qui alcuni professionisti hanno dato il loro contributo. Quello che mi viene in mente mentre tu parlavi di questa richiesta di numerosi interventi che volevano venire qui e presentare le loro attività, potrebbe essere ripetuta, questo ne parlavamo proprio con il nostro vicepresidente, con altri convegni magari organizzati insieme agli ordini regionali. Cioè noi possiamo fare delle giornate in altre regioni proprio su queste tematiche. Mi ricordo l'ordine della Puglia a suo tempo organizzò insieme alla Torre del Bacino, insomma altre strutture, proprio un apposito convegno ad Altamura, esatto. Quindi possiamo lanciare con l'ordine l'iniziativa anche a livello territoriale, proprio perché visto che ci sono tante richieste da parte di professionisti, ma anche di enti, di portare le loro esperienze, è giusto veicolare queste cose. Quindi questa è la seconda proposta operativa che ci sentiamo di fare. L'altra cosa che sicuramente è importante, un'azione sinergica di cui ne ha parlato stamattina il vostro capo dipartimento, è quello che sta partendo un nucleo nazionale sul dissesto idrogeologico. Noi speriamo che, come al solito, siamo sempre pessimisti perché abbiamo visto purtroppo governi che sono durati effimeri. Cioè sono governi che sono durati molto pochi e tutti hanno promesso di intervenire sul dissesto idrogeologico, e noi vogliamo essere fiduciosi che questa sia la volta buona. Quindi siamo stati interpellati, il nostro presidente è stato interpellato a far parte di questa task force proprio per trovare le misure per intervenire su questo tema della prevenzione del dissesto idrogeologico, e quindi anche questo tema in particolare delle veragini, di questi fenomeni catastrofici che hanno causato vittime, abbiamo visto in alcuni grafici ci sono anche vittime e danni notevoli, e siano presi in considerazione, perché poi, come ricordavo stamattina, chi vive a Roma, per esempio, si trova a vivere situazioni in cui ha difficoltà proprio a transitare nelle strade, perché le strade sono state costruite e realizzate tanti anni fa. I sistemi, sicuramente c'è il riporto nella parte occidentale della città, le infrastrutture non si fanno mai controlli, non si fa mai manutenzione, e quindi adesso il sistema sta scoppiando anche in relazione a questi accadimenti più frequenti di viaggi intense. Quindi diciamo che è stato un primo passo, abbiamo firmato una convenzione con ISPRA, voi siete stati la punta i primi che ci hanno sottoposto, e quindi speriamo anche di fare altre iniziative in collaborazione con ISPRA, e appunto rilasciamo questa di fare iniziative a carattere locale proprio su questo tema. Grazie. Allora, dal punto di vista della rappresentanza dell'ordine, ho aperto il convegno stamattina dopo i saluti istituzionali e a me spetta di chiuderlo. Un
consuntivo direi che è obbligatorio e non può che essere positivo. Come diceva Franco Molasco, la tematica è una tematica che in 15 anni ha avuto un'accelerazione, un'evoluzione, anche grazie a modelli investigativi sempre più specifici, che ha fatto passi da gigante. Era un rischio che era praticamente sconosciuto fino a 15 anni fa, ma è un rischio che comunque merita particolare attenzione per dei fattori che lo rendono particolarmente come dire, meritevole dell'attenzione stessa: il fatto che non sia prevedibile, il fatto che sia un fenomeno di rapidissima evoluzione, come diceva Stefano, il fatto che il nome stesso indica qualche cosa di estremamente rapido, quindi è assolutamente decisivo che la tematica venga approfondita. Chi ovviamente meglio del geologo può fare questo, non spetta mai dirlo, ma io stesso, che non massico si incolle come materia del mio lavoro quotidiano, devo ammettere che il progresso che si è avuto su questo campo è enorme. Progresso che, mi riallaccio in maniera sempre molto critica, quasi noiosa, a quello che dicevo stamattina, avviene comunque in condizioni sempre di grande difficoltà. Quindi va dato merito a chi opera in condizioni quasi di fortuna nello studio, nell'approfondimento di tematiche ambientali, di operare veramente con passione, con competenza, in condizioni di difficoltà economiche, di difficoltà di ottimismo, di difficoltà di motivazione, di difficoltà di energia, tutti i fattori che, se venissero messi da parte, probabilmente potrebbero consentire progressi e passi molto più rapidi. Detto questo, credo che la giornata di oggi sia l'ennesima dimostrazione di come la comunità geologica, che per quanto riguarda il Lazio io mi onoro di rappresentare, sia attenta alle tematiche, sia sul pezzo, sia propositiva, sia collaborativa, sia fattiva, affinché l'attenzione, che purtroppo non è mai abbastanza alta, delle istituzioni, del mondo politico, dei legislatori su fenomeni ambientali, venga una volta per tutte attenzionata secondo quello che merita. Oggi abbiamo parlato di sinkhole, domani saremo, per chi di voi ci sarà, alla Sapienza in un altro incontro evento in cui si parlerà per l'ennesima volta di sesso idrogeologico, e di una settimana fa l'evento di Senigallia, che ha purtroppo segnato ancora una volta con due vittime il cammino parlato di dissesti idrogeologici in Italia. Alla fine del mese di maggio saremo a Palermo con una manifestazione della FEG, della Federazione Europea, in cui purtroppo, l'ho detto stamattina, lo ribadisco, l'Italia occupa un posto molto marginale, perché la sensibilità geologica negli altri paesi europei è senz'altro più elevata di quella che è in Italia. Noi in Italia siamo sempre molto messi ai margini, nonostante giornate come queste, che grazie all'impegno di persone come Stefania Nicio, di chi fa con passione la propria versione, non è mai riconosciuta con i giusti meriti. E questo è un problema italiano. Speriamo che Palermo, come dire, accenda un warning sul problema che c'è, esiste e che non va assolutamente trascurato. Per il resto io ovviamente ringrazio Stefania della giornata, che ha avuto secondo me un ottimo successo, fino alla fine sono rimasti praticamente tutti ad ascoltare interventi che si sono succeduti, che sono stati molto interessanti, che hanno aperto ovviamente delle cornici che andranno approfondite secondo gli interessi personali su tutta una serie di problematiche che io stesso conoscevo molto poco. È un settore, come abbiamo detto stamattina, di nicchia, ma che si sta rapidamente sviluppando e che non deve essere assolutamente trascurato. Tutto questo purché ci sia la giusta attenzione da parte di chi dovrebbe avere come leitmotiv delle proprie attività istituzionali la tutela del territorio, la salvaguardia dei cittadini, e speriamo che giornate come questa, che noi non ci smetteremo mai e non ci stancheremo mai di organizzare, possano finalmente consentire di dare al rispetto dell'ambiente, a queste tematiche di cui quotidianamente parliamo, il giusto peso. Io ringrazio tutti e vi auguro una buona serata. Volevo solo concludere con questa raccomandazione che ci ha fatto stamattina il vostro capo dipartimento. Noi, se rimaniamo chiusi qui dentro, ci parliamo tra di noi. Abbiamo fatto anche dei comunicati stampa congiunti, proprio perché queste cose devono arrivare alla popolazione. È stato detto anche stamattina, in uno degli ultimi interventi, cioè oggi pomeriggio, che il coinvolgimento della popolazione è fondamentale, cioè fargli essere
convivere con questi fenomeni, cioè far capire che questi sono fenomeni naturali, noi lo diciamo da tempo, con cui va, la gente deve imparare a convivere, e quindi la comunicazione attraverso i media è fondamentale. Noi, ecco, insieme abbiamo fatto questo, mi diceva poco fa il nostro addetto stampa, sono stati fatti dei comunicati insieme al vostro addetto stampa proprio per uscire al di fuori di questi di questo ambito, di questo edificio. Non sono venute televisioni, non siamo riusciti a portarci le televisioni, ma in altri eventi siamo riusciti a portare anche i media, e comunque noi continuiamo in questa opera di diffusione capillare, di far capire come la prevenzione sia fondamentale per la vita di tutti i cittadini. Grazie, scusate. Posso permettermi, scusate, un'ultimissima, come dire, segnalazione barra invito. L'ordine giorno ci sta organizzando per il prossimo, no, andiamo a Ponza non il prossimo fine settimana, ma tra due fine settimana, una tre giorni barra quattro giorni, diciamo da giovedì pomeriggio a domenica, è un corso estremamente interessante in cui all'aspetto, come dire, didattico si abbinerà senz'altro anche quello escursionistico e goliardico. È una tre giorni molto interessante in cui avremo modo di visionare, oltre agli aspetti geologici dell'isola di Ponza e di Zannone, anche diversi cantieri e diversi progetti che, a seguito delle nuove riperimetrazioni PAI eseguite dall'ABR, sono in atto sull'isola di Ponza. Quindi mi riagganciavo a quello che diceva Eugenio per quanto riguarda mitigazione del rischio. Sul nostro sito trovate il programma, trovate la locandina per prenotare. Chi non l'ha fatto e fosse interessato, ci sono ancora posti liberi. Tutto qua, grazie.